Ciao a tutti ragazzi! Oda, Beggi e bentornati nella taverna di We Have Seen. Siamo andati avanti con Nightfall e siamo arrivati fino a metà stagione. In questo video ne parleremo insieme a voi. Ma prima vi ricordo che per coinvolgere più persone possibili potete condividere il video e assolutamente ragazzi iscrivervi al canale, volendo anche tramite il comodo box che vedete qui in basso. Ora non vi resta che mettervi comodi, birra alla mano e sigla. Abbiamo visto The Devil Inside, Fate, Equal Before God e Road to Chartres. Ragazzi, questi sono stati il secondo, il terzo, il quarto e il quinto episodio della seconda stagione di Nightfall. Ragazzi, siamo arrivati a metà stagione, come ci eravamo detti. Sapete che abbiamo introdotto questo nuovo format all'interno della famiglia di We Have Seen. Adesso possiamo fare un po' il riepilogo di quello che abbiamo visto e anche fare due o tre ipotesi verso di cosa potrebbe succedere verso il finale, per la strada verso il finale, appunto, dove poi faremo un ulteriore video in cui appunto analizzeremo il totale dell'insieme di tutto, no? E facciamo proprio la reunion finale con le impressioni totali della seconda stagione. Seconda stagione che appunto era partita già in maniera molto positiva. Esatto, avevamo già analizzato delle situazioni interessanti in questa, diciamo, parte centrale. Mamma chi mia, più ne ha più ne metta, allora, perché hanno mantenuto il livello e soprattutto hanno inserito due o tre dinamiche che sono parecchio interessanti. Esattamente, già dal secondo episodio cominciano i colpi di scena. Avevamo introdotto, ma già da parecchio in realtà, il personaggio del Papa, che è veramente importantissimo nella serie Nightfall. Su una serie sui Templari, diciamo. Esatto. Il Papa ricopre un ruolo importantissimo. E in questo secondo episodio gli avvenimenti hanno fatto sì che il nostro De Nogaret, che è il consigliere appunto del re, arrivi addirittura ad ucciderlo. Infatti ragazzi, in questo secondo episodio, quando sono arrivato in quel momento, ho detto: cavolo, ma così, secondo episodio, seconda stagione, siamo all'inizio, come mai mi stai facendo succedere una cosa del genere? Fighissimo. In realtà la risposta la trovi poi andando avanti con gli episodi e vedi le dinamiche come si sviluppano, e soprattutto in realtà ragazzi vedi quanto è ben fatta questa serie. È molto ben studiata, i personaggi sono tutti molto ben caratterizzati e la storia si intreccia ogni episodio, sì, che passa. E nonostante comunque Landry sia il protagonista, si sviluppano tante altre storie parallele interessanti che quindi danno molta carne al fuoco. Landry, che finalmente torna a essere un templare a tutti gli effetti, migliorando tantissimo il rapporto con Talus, anche se ha avuto subito prima di questo una digressione, ha avuto un attimo un crollo psicologico, tant'è che ha cercato quasi di uccidersi, un tentativo poi tra l'altro comunque di tagliare fuori più satanici possibili, però comunque ha fatto questo ultimo errore. Dopodiché, dopo che comunque anche alcuni dei templari avevano continuato a far fatica a accettarlo perché sentivano la sventura su di loro per colpa di avere un Landry, sì, un Landry traditore all'interno dell'ordine, una, no? Quindi, categoria. Quindi lui comunque ci ha un po' dato sotto questa cosa. Alla fine però poi appunto si è redento, ha capito, ha fatto tutto quello che doveva fare, e con Talus adesso c'è un ottimissimo rapporto. Addirittura Talus, che comunque rimane un capostipite di questa seconda stagione, perché l'avevamo già detto che era partito bene, ma continuando egregiamente. Ogni volta che appare sullo schermo è una potenza divina. Adesso addirittura è arrivato a chiamarlo brother, quindi e puoi infatti chiamarmi di nuovo fratello. Wow. Queste sono i dettagli di questa serie che ti fanno apprezzare veramente a pieno quello che è Nightfall, perché ragazzi abbiamo visto un Talus e un Landry avere un rapporto iniziale veramente molto complicato. Talus era il primo in realtà a spingere a remare contro alla riammissione, anche se abbiamo sempre detto che nonostante tutto ha sempre accettato la decisione del gruppo, dell'ordine, sì, assolutamente. Quindi poi non è che l'ha calpestato rispetto agli altri, l'ha maltrattato, era sempre una volta presa la decisione ha fatto di tutto per migliorarlo. Infatti era lì che volevo arrivare. Nel momento in cui diventiamo templari, tutto quello che è successo prima sparisce, ed è questa la potenza di quel personaggio. Talus è evidentemente un gigantesco templare, perché riesce a mettere da parte tutti i suoi pensieri, tutto quello che può ragionare. L'ordine viene prima. Esatto, qualunque cosa succeda, se l'ordine dei templari decide una cosa, quella è, e a me sta bene. Infatti questo personaggio
insieme a Landry crescono insieme, oltretutto, oltre al fatto che lo salva dalla morte certa il nostro Landry, poi gli dà una lavata di testa e finalmente riusciamo a rientrare un po' in carreggiata. Da qui parte ancora un altro pezzo della storia e introduciamo la figlia di Landry di nuovo, che avevamo lasciato alla fine della prima stagione, e il nostro Talo gli dice vai a vederlo adesso che abbiamo il tempo, anche perché aleggia già nell'aria. Tempo che non c'è più tanto, perché c'è il principe che sta andando in giro a ammazzare un po' tutti i bambini di quel periodo, proprio perché il re non vuole saperne di questo figlio, no? Sotto veste templare, sì, tra l'altro, tutto, quindi si creano un botto di casini, perché ovviamente l'opinione popolare inizia a credere che i templari stiano facendo delle queste cazzate, cose, certo. Quindi tra l'altro loro vogliono sfruttarlo proprio per avere un motivo valido per andare contro i templari, anche e soprattutto dovuto al fatto che adesso hanno un papa fantoccio proprio ai loro ordini, quindi diventa molto spinosa la situazione per i templari, che tra l'altro si trovano anche alle strette nel momento in cui Gawain li attacca proprio frontalmente, quindi scene infatti tra l'altro molto ben fatte, in cui anche Landry trova di nuovo se stesso guerriero che combatte coi fratelli con tutto composto corretto, e anche i nostri nuovi novizi erano una parte importante di tutto questo, e iniziamo ad accrescere il nostro gruppo templare anche di personaggi, diciamo, comprimari, non protagonisti, ma comprimari, che hanno un ruolo importante adesso. E poi tutto questo confluisce poi nell'incontro tra Landry e proprio il principe stesso. Mamma mia, ragazzi, in una sequenza di battaglia non è differente. Quei momenti sono stati veramente veramente molto ben fatti. Vediamo questo battibecco che avviene da quando in pratica i due si incontrano nel convento in cui è tenuta la figlia di Landry, alla fine, dove loro riescono ancora a raggiungerci una volta dopo che li abbiamo già battuti, in realtà siamo scappati, e avviene questo dialogo importantissimo, perché finalmente il principe affronta la realtà e ovviamente non dà subito credibilità a Landry, ma diciamo che il dubbio gli si instilla dentro e si è visto, ma il seme del dubbio proprio è cresciuto, anche perché Landry è stato molto convincente, e poi comunque il principe non è totalmente stupido, quindi aveva già comunque un po' di sospetto, diciamo che ha dato subito fiducia al padre perché è il padre, però certo, qualcosa non gli tornava già da subito, già da come l'aveva seppellita, cioè capito? Come non l'aveva seppellita, i tasselli c'erano già nella sua testa, sì, assolutamente. Ma ha dovuto avere proprio Landry di fronte per avere l'altra faccia della medaglia, e lui ha detto cavolo, se lui mi dice queste cose che interesse ha, tanto stiamo già combattendo, non è che lui è, sì, se mi dice delle cose si salva, cambia, no? La cosa. E infatti Landry è stato molto molto convincente, adesso qui le carte in tavola iniziano a scoprirsi. È bellissimo, infatti quel momento è stato oltre ben fatto, perché è veramente bello da vedere, il dialogo tra i due si sviluppa con il principe che gli punta la balestra addosso, effettivamente in qualunque momento lui potrebbe ucciderlo, il nostro Landry, cosa che sembrava essere un po' la sua ragione di vita ormai, dopo della scoperta della morte della poi madre. Dopo tutti i peccati che ha commesso, perché ricordiamoci che nei oltre precedentemente comunque è andato in giro a ammazzare bambini e persone innocenti, cioè proprio non una cosa leggera. Cosa che tra l'altro ha dato problemi anche con la moglie, con la moglie, con la futura principe, regina. Infatti lei non l'ha vissuta molto bene in questi momenti, arrivando poi alla fine quando, appunto, dicevamo, il seme del dubbio cresce nel principe, lui scoprirà la verità, ma lei andando anche a interrogare appunto l'unico testimone, che ormai anche senza lingua, senza ce l'avevamo ancora, lei stessa poi scoprirà la verità sul marito, quindi qua si stanno creando tante di quelle sottotrame, perché c'è bello il re contro i templari, sì, e il papa contro i templari alleato col re, con il re, poi il principe contro il re adesso potrebbe sì, probabilmente adesso cominceranno, sì, a svilupparsi un po' di queste cose, la moglie contro il proprio principe, la moglie è sempre ammesso dopo la scena, sì, che sì, abbiamo forte, visto scena bella, che effettivamente a me è piaciuta tantissimo, ha veramente dato l'idea della disperazione nella testa di questa povera ragazza che scopre che il marito è quello che è, i bambini, cioè, ragazzi. E noi ci è venuto un po' il dubbio che si sia suicidato in quella vasca da bagno. Le soluzioni sono due: o ci lascia la pelle volontariamente, e quindi il principe poi avrà il doppio smacco, no, di aver perso la madre per colpa del padre e la moglie per colpa di se stesso, per colpa, cioè, lì esplode. E diventa un pazzo. Oppure lei farà di tutto per mettere i bastoni fra le ruote, tra l'altro con la sorella, con la principessa, che ha in serbo qualcosa anche per lei. Quindi sono tutte, sì, queste trame in mezzo a tutto. I templari sono contro tutti, sì. Poveracci, tra l'altro anche con la minaccia di essere mandati in Terra Santa, perché sì, oltretutto adesso il nostro nuovo papa
visto che non vuole che i nostri templari reagiscano, se vogliamo, contro il re di Francia, ha deciso di riattivare le missioni in Terra Santa. Avanti. Così noi dobbiamo recuperare adesso. Omicidi legalizzati e via! Vabbè, va. Avanti! Questa è una cattiveria dovuta per forza di cosa a quel bastardo del re che è riuscito a portare a sé questo nuovo papa. Oltretutto adesso è veramente a capo dei templari e può fare veramente qualunque cosa voglia contro i templari. Oltretutto la chiesa adesso si ritrova anche contro ai templari dopo la trovata che hanno avuto Denogare e Gawain, dopo aver creato appunto questa reliquia satanista, sì, che sì, teniamo, diciamo che eretica, no? Perché per una fazione strana dei templari hanno cercato appunto di dare questo escamotage, no? Di creare questo escamotage per rendere proprio ufficiale il fatto dobbiamo combattere contro i templari. Quindi ci sono veramente tante carte in ballo, tanta carne al fuoco, tante possibilità da qua in avanti, ma questa mid season che abbiamo raggiunto noi al quinto episodio prima del rush finale si chiude con l'arrivo proprio dell'esercito sotto il forte dei templari, con un Landry gasatissimo che ci urla: prepariamoci alla guerra, cazzo che brividi, wow, siamo proprio gasatissimi. Per questo finale di stagione sono stati molto bravi a far crescere tutto proprio per arrivare a questo momento in cui avverrà tutto, bellissimo, pazzesco. Che mi dà speranze estreme per una terza stagione, perché sì, wow, diciamo che tutto da presupporre che ci sarà quasi sicuramente una continuazione, anche perché si stanno aprendo talmente tante trame che nei pochi episodi che rimangono prima della fine della stagione non credo chiuderanno tutto, sì, anzi, ma poi penso proprio che l'idea sia di non chiudere negli ultimi tre episodi potrebbe venire anche altro, quindi oltretutto, mi dà molta speranza per avere una prossima stagione che magari, sai, dopo Mark Hamill potrebbe avere anche delle altre super aggiunte al cast, quindi potremmo iniziare a creare una bella franchise, un bel prodotto. Quindi un applausone a Nightfall, diciamo che ci ha dato delle grandi soddisfazioni e ci ne darà ancora penso. Per ora non si può veramente lamentarci, perché veramente non pensavo sinceramente che in questi pochi episodi sarebbero successe così tante cose ben fatte. Sì, non possiamo lamentarci veramente praticamente di nulla. No. Non dimentichiamoci anche che ci stava un po' sfuggendo il background di Denogare. Oh già, che già, si è rivelato un personaggio molto più interessante di quanto non dava a vedere. Esatto. Tra l'altro, un personaggio che nel contesto storico in cui si trova ateo praticamente, o comunque, sì, che, ormai, comunque che ha capito che la chiesa è il male in terra, nel senso che ha proprio capito che loro sono, si spacciano per uomini di Dio, ma sono degli uomini come noi che vogliono solo il potere, hanno trovato un mezzo, hanno trovato un mezzo per avere il potere e il controllo sul popolo. Yeah. Adesso lui è una figura interessante all'interno del gioco del potere, quindi bello anche Denogare ha assunto un significato molto più importante rispetto all'inizio. Si è rivelato molto più grande di quello che era come personaggio. Già era abbastanza. Aveva il suo perché. Esatto, perché ora ancora di più. Adesso, cioè, questo è anche è stato bello scoprire un po' del suo background, perché abbiamo capito il motivo con la cattiveria con la quale poi uccide anche il papa. Certo. Giustamente. E poi anche le motivazioni che ha adesso. Certo. Anche perché cosa lo spinge? Sta collaborando con Gawain, che adesso Gawain ha un piano tutto suo, quindi c'è anche Gawain nelle trame come contro il re, eccetera. C'è tantissima roba, no? Infatti, vedi, adesso ci sta venendo in mente Gawain. Oltretutto, dopo essersi fatto scappare Landry, è stato licenziato, tra virgolette, dal nostro re, molto arrabbiato, che appunto è partito per la guerra contro i templari. Non vedo l'ora di vedere questa guerra, sinceramente, e soprattutto, ragazzi, sono curioso di vedere come reagirà questo esercito del re, se veramente ha imparato qualcosa da poco addestramento che hanno avuto da Gawain. O se i templari riusciranno ad avere ancora il vantaggio dell'esperienza. Vedremo. Però siamo veramente in alto per questo finale di stagione, quindi appena finirà la stagione ci troveremo qui di nuovo a discuterne insieme finale, a voi. Ovviamente. Prima però mi raccomando, adesso buttate tutto dentro, se avete delle teorie un po' interessanti, mi raccomando, scriveteci tutto quello che vi passa per la testa, certo, su questa mid-season. E non dimenticatevi anche di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, perché così rimanete aggiornati con tutte le uscite. Come sempre, ragazzi, in descrizione troverete i link che vi porteranno ai nostri canali social, al quale vi invito a iscrivervi per poter seguire tutto quello che facciamo. A me non resta che dare appuntamento appunto al finale di stagione e al prossimo video, dove solo qui su WebSin. Un saluto da Oda. Un saluto da Beggy. God forgive us all.